Daniela Baldassare, la regista di Solitudini. Sì. Un tempo le compagnie andavano in giro a tenere su il morale alle truppe. Oggi tenere su il morale e trattare un tema come le solitudini all'interno di un penitenziario, qual è il senso per una compagnia teatrale? C'è un senso molto importante e molto profondo. Io, così come i miei attori, abbiamo fortemente voluto questa tappa all'interno del carcere di Bari, perché veniamo a parlare di solitudine a chi probabilmente rispetto all'isolamento, all'emarginazione, ha tanto da insegnarci. Però, contrariamente a quello che può sembrare dal titolo, lo spettacolo effettivamente può tirare sul morale, perché è una tematica importante, però trattata con ironia, con leggerezza, a tratti anche con esuberanza. E speriamo, insomma, di poter avviare con i detenuti una riflessione comune, visto che ormai la solitudine è una condizione universale che spesso però viene taciuta da una sorta di omertà, perché ormai noi viviamo in una società votata completamente all'apparenza, in cui bisogna sempre mostrarsi bellissimi, brillantissimi, quindi spesso ammettere il proprio senso di isolamento rispetto ad un tessuto sociale che non ci comprende più nella nostra umanità è molto duro. Quindi questo è quello che vogliamo fare oggi, avviare una riflessione comune che aiuti a prendere consapevolezza di questo nostro stato, e senza averne paura. Ecco perché l'ironia, ecco perché la leggerezza. È la prima volta o ci sono già state esperienze precedenti in un contesto come questo, e quali sono i prossimi appuntamenti? È la prima volta all'interno di un carcere, e sono convinta che insieme a Giraffa riusciremo a continuare il percorso di solitudini anche all'interno delle scuole. È una cosa alla quale teniamo molto, e il prossimo appuntamento, possiamo anticiparlo, sarà a marzo con uno spettacolo sulla violenza sessuale di Belli Essenziali a Mola di Bari, spettacolo che sarà sempre promosso da Giraffa Onlus. E in quale contesto è previsto, se già sappiamo dove si svolgerà? Teatro di Mola di Bari. Ah, quindi il contesto aperto al pubblico. Eh beh sì, perché noi lo faremo in occasione della festa della donna, cioè ancora una volta per dire, ancora una volta no alle mimose, sia la riflessione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.